Madre! Sì, hai tipo intenzione di... Sì, sì, cazzo, lui è Waldorf. Waldorf? Sì. Quando si dice un'entrata. Lo so, grazie. E tipo anche intenzione anche di... Sì, 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 lei è tipo la mia... No, è tipo la mia vera moglie. È stato lo spettacolo Streak d'Etero a chiudere la stagione al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Parla di amicizia prima di tutto, ma anche di identità. E è la storia di questi due amici, che sono i protagonisti, che si ritrovano dopo molti anni. Ognuno dei due si rende conto che forse c'è qualcosa che non torna tanto nella propria vita. L'incontro con un altro personaggio, invece un personaggio molto libero, molto, come dire, la cui vita è abbastanza risolta, quest'altro personaggio gli propone: perché non provate, per sbloccare la situazione, a fare un porno gay insieme? Waldorf gira un film che parla di posizioni moderne sul sesso in una camera d'albergo in una notte. Sì. È un porno. Che è? Arte. Arte. Un'esplorazione artistica del porno. Una commedia tagliente sull'amicizia adattata da David Moore per la regia di Silvio Peroni. Molte volte quando inizia lo spettacolo le persone ridono ma non sanno se ridere o no, quindi c'è sempre quel livello della prima mezz'ora, diciamo, in cui ridono ma non è quella risata forte, è un po' anche... Cioè, non ti fa star benissimo questo spettacolo all'inizio. Poi, chiaramente, sì, c'è tutto quello che noi pensiamo e che dovrebbe poi la società aiutare a riflettere in questi punti. Però, sai, noi intanto ci limitiamo a fare uno spettacolo teatrale, poi lasciamo tutte le altre cose. Non era male. No, cioè... è strano, perché non ho mai baciato una barba prima. Non è stato male.